Me sono innamorato dell'Inter fin dal primo giorno perché ho capito soprattutto il lato umano che c'ha questa società e non è di tutti. Andate in Argentina un gruppo di persone per cercare un centravanti o per vedere di trovare un attaccante e gli avevo segnalato il fatto che avevo visto una partita under 21 dell'Argentina, me l'aveva mandata per segnalarmi Ortega e invece in questa cassetta quello che era spettacoloso era il terzino sinistro che era Zanetti. Per fortuna in quella partita lì ho disputato un'ottima gara e il presidente Moratti con suo figlio viene colpito di questa partita. Quindi insistete sul fatto che comunque comprassero Zanetti e poi dopo di vedere per il centravanti. Ma Zanetti fu proprio una scelta molto voluta. All'ultimo momento della trattativa mi chiamarono dall'Argentina, diceva, ma sei proprio sicuro di voler prendere il terzino? E allora mi svegliai mio figlio Angelo Mario e dico, senti, guardiamoci la cassetta 5 minuti e poi vediamo, perché insomma siamo sicuri, ma tanto così almeno diamo una risposta tranquilla. Ci siamo visti la cassetta dopo un minuto e mi ha detto, ma no, fantastico. Allora abbiamo richiamato dicendo Zanetti senza dubbio e poi vediamo cosa succede. E così è iniziata la mia avventura nell'Inter. Serata indimenticabile, perché c'era mio padre in tribuna con Paola, era il mio primo trofeo europeo e devo dire che è stata una notte magica in un paese come la Francia, in un stadio come il Parco dei Principi. Ho avuto la fortuna di segnare un gol importante che ci ha permesso di dopo vincere questo trofeo. Credo che rimarrà per sempre perché è stato il primo. E devo dire che quando siamo tornati in Italia con la Coppa UEFA, in quel momento voleva dire tanto. L'atmosfera era di grandissima emozione, grandissima tensione, ad affrontare una finale che da tantissimo tempo l'Inter non arrivava. E per tanti di noi poteva essere l'ultima possibilità. Personalmente, avendo 37 anni, magari non mi capitava più. L'orgoglio, l'onore di portare quella fascia lì, in una partita così importante. Mi viene in mente quando siamo scesi a fare il riscaldamento, già vedere la nostra curva piena. Io credo che in ognuno di noi scattava quel senso d'appartenenza e quella voglia di dire questa è la nostra e non possiamo fallire. E non possiamo non far felice a tutti i nostri tifosi. E credo che la partita si è svolta in questa maniera. Penso che quando alzo il trofeo, la mia faccia parla per sé, perché non ero io. Lì ho dimostrato tutta la mia felicità in alzare un trofeo che rimarrà nella storia di tutti noi. Questo premio per me ha un grandissimo significato e una grandissima emozione, perché essere con Giacinto Facchetti, che dal primo giorno mi ha aspettato nella Terrazza Martina alla mia presentazione, mi ha fatto capire cosa voleva difendere la maglia dell'Inter. Lo zio che mi ha dato la fascia quando lui ha smesso. Mi vengono in mente anche Picchi, che è stato un grandissimo difensore, un grandissimo capitano.
Samuel, Córdoba, tanti difensori che hanno fatto, ognuno ha fatto una parte importante della storia di questa società. E essere il primo ad entrare in un Hall of Fame, credo che di più non potrei chiedere. Una dimostrazione ancora una volta dell'affetto e l'amore della gente, di tutti quelli che mi hanno votato. E ripeto, essere interista vuol dire onore, vuol dire essere fiero della maglia che uno ha difeso per tanto tempo. Io posso dire che mi sono innamorato dell'Inter non dopo una vittoria, sino dopo una sofferenza. Allora per me questo ha un valore unico. Una storia di amore fantastica che non finirà mai, perché credo che porterò l'Inter sempre nel mio cuore fino all'ultimo giorno della mia vita.